Un padre buchi? Oddio. Vedi che diverso. L'attrezzatura serve un pappagallo. Come si chiama questo? Un pappagallo? Credo che si chiami un pappagallo, non lo so. Ciao a tutti, in questo video ci concentreremo su un aspetto fondamentale per la sicurezza e la prestazione dei cavalli, l'applicazione dei ramponi ai ferri. È un'abilità fondamentale per assicurare stabilità e sicurezza su terreni scivolosi o irregolari. Per questo lavoro avremo bisogno di una chiave regolabile per avvitare e svitare i ramponi, uno stappabuchi per pulire e preparare i fori del ferro e un piatto magnetico per non perdere i ramponi. Per iniziare puliamo bene lo zoccolo del cavallo. Purtroppo il nostro terreno non pavimentato rende inevitabile un po' di sporco, ma una buona pulizia è fondamentale. E voi avete dei trucchetti per mantenere gli zoccoli sempre puliti? Condivideteli nei commenti. E per chi vuole approfondire abbiamo un video su come pulire gli zoccoli di un cavallo, basta un clic sulla scheda qui sopra. Iniziamo prendendo lo stappabuchi e puliamo ogni foro nel ferro. Questo passaggio assicura che i ramponi si avvitino senza difficoltà. Ora è il momento di scegliere il rampone giusto per il terreno. I ramponi corti sono perfetti per terreni meno impegnativi, mentre quelli lunghi assicurano la trazione necessaria su terreni fangosi o scivolosi. Prendiamo il rampone scelto e con la chiave regolabile iniziamo ad avvitarlo nel foro pulito. È importante stringere quanto basta, senza forzare. La giusta dimensione e forma del rampone è importantissima per garantire la migliore aderenza. Continuiamo ad avvitare i ramponi in tutti i fori necessari, assicurando simmetria e bilanciamento per l'equilibrio del cavallo. Una volta messi tutti i ramponi, facciamo un controllo finale per assicurarci che siano ben fissati. Questo ci aiuta a prevenire che si possano perdere durante il movimento del cavallo. Per rimuovere i ramponi la procedura è semplice quanto metterli. Usiamo la chiave regolabile per svitarli girando in senso antiorario. Ricordate di riporli nel piatto magnetico così non ne perderemo neanche uno. Ricordate, la sicurezza del vostro cavallo è sempre la priorità. E ora che sapete come applicarli, siete pronti per il prossimo passo: salire in sella con sicurezza e precisione. Guardate il tutorial nel video qui a fianco. Usate i ramponi con attenzione e controllateli regolarmente. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per altri consigli pratici. Ciao!